Buonasera Milano. Video di oggi, Ibrahimovic rinnova con il Milan dopo una lunga trattativa. Sky aveva dato il rinnovo per 6 milioni più bonus, in realtà non è andata così, come scritto anche sull'app di OneFootball, il rinnovo è stato fatto su basi diverse. Allora, vediamo com'è andata la trattativa. Trattativa dove Raiola non ha mollato un euro, nel senso che comunque il Milan ha cercato di rinnovare a cifre più basse, alzando sempre di un pochino, provando ad aggiungere dei bonus, ma l'agente dello svedese non ha assolutamente mollato. Quindi non è andata come avevano detto a Sky, quindi 6 milioni più bonus, bensì il rinnovo è stato fatto a 7 milioni senza bonus. E, a proposito di questo, mi sbilancio e dico che Raiola ha fatto bene. Ha fatto bene perché? Perché Raiola deve fare il suo lavoro. Il suo lavoro è cercare di far prendere più soldi possibili al suo assistito, in questo caso Ibrahimovic. Quindi Ibrahimovic ha dato forza contrattuale al suo agente, come? Facendo delle buone prestazioni, facendo dei gol, giocando bene e quant'altro. Quindi era normale che poi avesse più forza in trattativa. Quindi noi immaginiamo un attimo lo scenario inverso. Se Ibrahimovic avesse fatto male, come sarebbe finita? Non gli avrebbero rinnovato il contratto, magari dicendo, beh, comunque Ibrahimovic ormai è vecchio, è l'81, non è più determinante e quant'altro. Quindi a questo punto perché non utilizzare lo stesso principio all'inverso, dal momento che comunque Ibrahimovic ha dimostrato di essere un fattore per il Milan? Perché penso che su questo siamo tutti d'accordo, no? Sul fatto che è stato Ibrahimovic a fare la differenza in questo Milan, soprattutto post-Covid, dove la squadra ha vinto quasi tutte le partite, se non sbaglio ha fatto tre pareggi e tutte vittorie. Quindi Ibrahimovic non è milanista, è un professionista, ha fatto bene il suo lavoro. È giusto che venga pagato per quello che ha fatto. Quindi, secondo me, hanno fatto bene a impuntarsi. Sapevano che comunque il Milan non poteva permettersi di perdere Ibrahimovic, soprattutto dopo i risultati che sono stati ottenuti. Quindi avevano addirittura deciso di non cambiare guida, di tenere Pioli, di dare il ben servito a Rakitić, che comunque ha preso 2 milioni per questo mancato contratto, diciamo così, ha preso questa buona uscita, questa penale più che altro. E niente, adesso vediamo come andranno le cose la prossima stagione. Ibrahimovic non ha voluto prendere il 9, non so se per la maledizione del 9 della quale si parla al Milan, giocherà con la 11. E adesso però la pressione c'è, perché Ibrahimovic aveva dichiarato che se fosse arrivato prima il Milan avrebbe vinto lo scudetto. Quindi a questo punto, visto che comincia la stagione con il Milan deve vincere lo scudetto, giusto? Quindi corsa scudetto? No, deve vincere lo scudetto, perché secondo la dichiarazione che aveva fatto Ibrahimovic, a questo punto il Milan deve vincere lo scudetto, no? Allora, saluto tutti gli amici milanisti che da tempo aspettavano questo video, me l'hanno chiesto in tanti. A questo punto vi invito a commentare qui sotto, amici milanisti, e non anche se volete. Quindi usate YouTube per commentare in modo tale che poi io possa rispondere, magari possano intervenire anche altri a dire quello che pensano. Quindi Milan in pole position per lo scudetto nella prossima stagione, secondo Ibrahimovic, precisiamo, e rinnovo a 7 milioni senza bonus. Il video finisce qui.
Un saluto a tutti e ci vediamo per un prossimo video.